Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi ti parlerò della manutenzione sugli infissi. Una delle cose che mi viene sempre detta quando parlo di manutenzione è: ma non era una manutenzione zero? La manutenzione zero, cioè, è un grande fraintendimento che nasce dal passaggio degli infissi in legno al passaggio dell'alluminio e del PVC, perché essendo prodotti che non necessitano di essere riverniciati, a quel punto nell'uso comune è venuto sempre da dire sono a manutenzione zero, perché in passato la manutenzione degli infissi voleva dire pennellare l'infisso in legno, quindi riverniciarlo, quella la stessa cosa che si fa con gli scuri, con le starazzonate in legno. Chi abita in montagna lo sa molto bene in che cosa consiste questo tipo di intervento. Invece la manutenzione sugli infissi è una cosa molto importante che va comunque fatta, perché l'infisso è fatto di parti meccaniche in movimento, hanno delle cerniere, hanno delle ferramente, hanno delle serrature, hanno delle cose che hanno dei movimenti meccanici e quindi vanno controllate e vanno tenute bene. Se non gli si fa mai niente è come se prendi una macchina, un'autovettura. Ora un'autovettura è molto più complicata di un infisso, per carità, però anche un infisso ha i suoi perché. Tra l'altro è qualcosa di molto pesante che deve garantire la tenuta termica, la tenuta acustica, la tenuta all'aria, la tenuta all'effrazione, deve essere trasparente, deve essere apribile, ne ha di cosine da fare, quindi. Però dicevo, è come se tu una macchina non gli fai mai attagliando, non gli fai mai la manutenzione, poi una mattina accendi, metti in moto per andare a lavorare o per andare via la domenica con la famiglia e non va. Stessa cosa succede con l'infisso. Se non gli fai mai niente, arriverà la mattina che non si apre, non si chiude, che ti darà dei problemi. Ma in cosa consiste in sostanza la manutenzione dell'infisso? Consiste nel controllare tutte le viti, tutti i serraggi, le maniglie, le chiusure, i fissaggi, la lubrificazione degli organi in movimento, delle serrature, dei nottolini, delle cerniere, il controllo delle guarnizioni, se sono tirate, se passa aria, se l'anta è calata, se è ad alzare. Stessa cosa per le porte, finestre, le porte interne, le porte blindate. Tutto ciò che ha movimento è comunque da controllare con delle verifiche periodiche, solitamente una verifica annuale. Ora, questa verifica puoi fare sia col fai da te e sia fidarti ad un'azienda che fa questa manutenzione, come quelli delle caldaie, quelli degli ascensori, quelli delle piscine. È una scelta che devi fare te, dipende da quanto tempo hai a disposizione e quanto sei bravo a fare questi lavori di fai da te, di bricolage. Oppure, se vuoi essere sicuro che il lavoro venga fatto dai professionisti, soprattutto se hai aperture molto grandi e complesse e vuoi mantenere la tua casa in sicurezza e il tuo investimento che hai fatto al sicuro, perché facendo una manutenzione nel tempo i prodotti acquistati dureranno sicuramente molti più anni rispetto a prodotti al quale non viene mai fatto niente, ti puoi affidare ad un'azienda che fa già questa cosa. Noi alla Bisacchi abbiamo fatto un servizio apposito per la manutenzione, si chiama Bicare. Se ne vuoi sapere di più, basta che vai su www.bicare.it, che vedi in sovraimpressione, e vedrai un po' quello che consiste questo servizio di manutenzione, che la maggior parte dei nostri clienti che hanno case private e che non hanno tempo di mettersi lì il sabato e la domenica a controllare gli infissi, tutti gli anni ci fanno fare. Sistema Bisacchi è anche questo. Ciao! E al prossimo video.